mutuata, non era, non si poteva mutuare un, come si dice, un comunicato stampa. E quindi abbiamo ritenuto, di concerto con i colleghi della questura di Perugia, insomma, di dare anche qua, perché contemporaneamente adesso si sta facendo una conferenza stampa anche a Perugia. Perché? Perché ieri abbiamo arrestato 5 persone per il reato di rapina in concorso e lesioni aggravate. E di queste 5, 2 sono state arrestate ad Assisi e 3 rapina in concorso e lesioni aggravate. Vi stavo dicendo, sono di queste 5 persone, 2 sono state arrestate ad Assisi e 3 sono state arrestate in provincia di Viterbo, in un paese. E diciamo, Oriolo Romano è una vicenda particolarissima, perché nasce a seguito di una denuncia, di una richiesta di aiuto fatta il 28 dicembre ad Assisi, nei pressi di un centro commerciale. Arriva la volante e un soggetto denuncia di essere stato poco prima vittima di un'aggressione, quindi da parte di due uomini armati di sbranca. Quale uomo? Il denunciante, non del denunciante, tu lo sai, le parti offese non vengono mai. Beh, ma quanti anni c'ha? Avrà una quarantina d'anni, più o meno. Questo aggredito da due uomini armati di una sbranca, che dice che l'hanno solo pestato, prima alla macchina e poi a lui, ma non gli hanno portato via niente. Armati di sbranche di metallo grosse. Ah. In realtà poi che succede? Che lui fa riferimento però soltanto nelle indicazioni a una macchina di cui fornisce la targa, che ha notato nei pressi. Dopo un giorno però, riconvocato al commissariato, dice che effettivamente aveva anche aggiunto un altro elemento fondamentale durante questa fase dell'aggressione, cioè il fatto che comunque gli avevano portato via 8.000 euro in contanti che c'erano dentro la macchina, e il fatto che insieme a lui nella macchina c'era una donna. Gli investigatori che cosa fanno? Oltre a prendere la denuncia di questo uomo, dato che aveva indicato una macchina lì presente con un uomo a bordo, del quale aveva fornito anche la targa, convocano negli uffici il proprietario di questa macchina. Messo alle strette, praticamente lui inizia a raccontare tutto uno scenario molto particolare, questo uomo, quindi il secondo uomo, quello che è dentro la macchina indicata dalla vittima come dirigente. Dice che questa donna, che era con l'uomo aggredito, figlia di un noto commerciante di Assisi, da tempo fa prostituzione ad alto livello, cioè si prostituisce a fronte di somme di denaro molto elevate. Che l'uomo che era in sua compagnia, praticamente, si era, dopo aver consumato per diversi mesi molti rapporti sessuali con questa donna, essendosene innamorato, aveva cercato di dissuaderla a fare, diciamo, queste prestazioni sessuali, ma di lasciare il suo, questa aveva pure a dire della donna un fidanzato, di lasciarlo e di diventare la sua donna. E questo tipo di discorso emerge anche dalle dichiarazioni poi dell'aggredito, il quale, messo alle strette, effettivamente dice: sì, io ho fatto questa pazzia, mi sono innamorato e nel corso del tempo ho anche dato diverse somme di denaro a questa ragazza pur di toglierla da questo giro, cioè più che toglierla, perché io lo facevo volontariamente, era tutto volontario, pur di convincerla a stare con me, tant'è che lui si era accreditato anche come fidanzato, quest'uomo era andato dai genitori, si era fatto conoscere. Però che cosa era successo? Che infatti è una vicenda molto torbida e perversa, per quello che cosa è successo? Che lui, mentre questa gli aveva fatto credere di essere l'unico uomo della sua vita, di essere il suo fidanzato, in realtà continuava a prostituirsi. Lui lo scopre, e allora che succede? Che una mattina entra nel locale di famiglia dove c'era pure la ragazza, la prende a schiaffi davanti a tutti e si fa consegnare prima 15.000 euro e poi altri 5.000 euro per un totale di 20.000 euro, perché dice: sono i soldi che io ti ho dato per non fare più la prostituta, e tu hai continuato a farlo. Dato che i genitori non sono presenti in questo locale commerciale, ma ci sono solo i commessi, la donna, temendo che questo uomo potesse sputtanarla con i genitori dicendogli quello che faceva, inizia a cercare di organizzare una spedizione punitiva nei confronti di questo.
questo ragazzo. E quindi, con la complicità di un altro, di un'altra persona che fa parte del giro con cui lei si prostituisce, raccimano una somma di denaro e si mettono in contatto con uno di questi di Oriolo Romano, che diciamo recluta un parente e un altro ragazzo di Oriolo, e organizzano quella spedizione punitiva del 28 a fronte di 10.000 euro in contanti. Cioè, la donna e il complice raccimolano 10.000 euro, li danno a questi di Oriolo, i quali vanno a fare questa spedizione punitiva. Però che cosa succede? Che nonostante la spedizione punitiva e nonostante questi siano lasciati, lei continuava comunque ad andarci lo stesso con questo qui. Poi agli amici diceva che ormai si erano lasciati, non ci andava più, e diceva quello è un cinghiale, un animale, però in realtà si continuavano a vedere. E questo Martinelli, e questo soggetto famoso della macchina che a fianco non faceva altro che seguirla quando lei andava a fare rapporti sessuali, per a titolo di protezione e controllo, perché anche lui comunque faceva parte del giro della prostituzione, perché questa donna insieme ad altre donne della zona e ad altri uomini avevano delle case d'appuntamento dove a fronte di somme di denaro si prostituivano, e tra l'altro, come scritto in ordinanza, di una perversione totale, perché facevano cose inaudite dal punto di vista sessuale. Sì, sì. Tutto quindi che cosa è successo? Che si cristallizzano tutti questi elementi, saltano fuori i tre di Oriolo, che sono i soggetti che uno di questi, il più anziano, era in contatto con quel, probabilmente poi le indagini si vedranno, anche lui forse, non lo so se andava, l'aveva conosciuta per motivi sessuali o per altri motivi. Comunque lei e quest'altro uomo che l'ha aiutata a trovare i soldi, a cercare i soldi, organizzano questa spedizione punitiva, danno i soldi a questi di Viterbo e quelli vanno a fare la spedizione, lo massacrano di botte, tant'è che infatti il capo di imputazione è per rapina, perché gli hanno rubato gli 8.000 euro in contanti più la lesione aggravata e il danneggiamento. Beh, i cinque arrestati sono la donna, il complice che ha organizzato e ha raccimolato i soldi, quello che sta in macchina, no, è un altro soggetto, non quello che sta in macchina, è stato denunciato a piede libero perché lui qua ha confessato tutto. Ah, okay. Perché che cosa è successo? L'urgenza di procedere agli arresti è stata dovuta dal fatto che, chiedo scusa un attimo, pronto? L'urgenza di procedere agli arresti è dovuta a questo fatto. Dalle intercettazioni, perché sono state fatte diverse intercettazioni, è saltato fuori che, visto che questo continuava ancora a stargli dietro, a fargli una sorta, dopo che era stato picchiato, continuava ancora comunque a dirle, nonostante era stato anche dopo il giorno dopo l'aggressione, aveva subito una telefonata da uno degli indagati, dice questo è il primo assaggio, hai capito, devi andare dall'Umbria, devi sparire. Nonostante quindi anche queste minacce telefoniche, lui a un certo punto chiama la donna e dice perdonami per quello che ho fatto, ma io sono innamorato di te e voglio che ci rimettiamo insieme. Questa frase comunque. Ecco. E quindi quello che seguiva la donna, in pratica. No, quello che ha preso le botte, l'innamorato. Questo qui, l'innamorato, che ha preso le botte, continua a insistere nel corteggiamento di questa donna. A questo punto lei che cosa decide di fare? Decide di fare una ulteriore spedizione punitiva. Dice qua dobbiamo metterlo. E dato che dal tenore di intercettazioni si parla di attrezzi, ferri e quant'altro, spaventando il discorso che ci potessero essere ritorsioni ancora più gravi rispetto a quelle che erano già state, perché questa praticamente aveva un comportamento ambiguo, a letto continuava ad andarci con questo qui, però da un'altra parte se ne voleva disfare, voleva convincerla ad allontanarsi perché lo riteneva una mina vagante, buongiorno, una mina vagante per il suo, dato che voi sapete, uno che si infatti, si innamora. Questo invece aveva sto giro dove si prostituiva in due, in tre, in quattro, in cinque, tutto in una mucchiata. Allora la sua paura era quella dello sputtanamento, dice questo mi vuole togliere da questa cosa, e quindi stavano pianificando un'ulteriore spedizione punitiva. A questo punto quindi sull'informativa del commissariato è stata fatta subito una richiesta di custodia cautelare per tutti e cinque, che è stata data dal GIP del tribunale, mi sembra di Perugia. Ah, sì, non so se c'è, sì, Perugia, e che firmato, no? Mi chiedi un po' di comunque giudice CM Gian Gamboni G
GM Gian Gamboni. Gian Gamboni. Gian Gamboni, perfetto. Ed è stata fatta questa misura cautelare urgente, che è stata eseguita ieri mattina presto. Alle 4, infatti, contestualmente hanno operato personale della squadra mobile di Perugia, del commissariato di Assisi. Ieri mattina. Praticamente ha operato personale della squadra mobile del commissariato di Assisi, che è quello che ha seguito le indagini con la collaborazione della squadra mobile di Perugia, e personale della squadra mobile di Viterbo per quanto riguarda il versante viterbese, quindi i tre arresti fatti ad Oriolo. Questi tre c'hanno precedenti. Qualcuno è segnalato alle forze dell'ordine, altri no. Che stanno lì, il complice insieme alla donna, però l'amantide, il GIP definisce la personalità complessa della donna. È la donna. E quella che, tra l'altro, detto internosso, sempre nell'ordinanza, emerge che il suo vero fidanzato, quello che comunque faceva il bici con lei, a un certo punto viene arrestato per droga. Forse, no? Durante la fase di indagini, e intercettano lei che sta cercando di fare una sorta di ritorsione per questo arresto, quindi proprio una mente diabolica che ha propositi criminali pur di raggiungere i propri obiettivi. Ma quant'anni c'ha questa donna? Allora, mo vi dico, la donna c'ha, è dell'80, il complice arrestato di là, della zona sua, è classe 60. Invece i soggetti arrestati qui da noi sono 64. Un parente di questo, che dovrebbe essere il nipote, è il 77 del 74. Mentre il denunciato era quello che seguiva la donna. Il denunciato è quello che seguiva la donna. Che praticamente, tra l'altro, questo qui, quello che seguiva la donna. Il denunciato per che cosa? Per più o meno sarà per il concorso, perché lui è uno dei finanziatori della spedizione punitiva. Insieme all'arrestato lì nella zona di Perugia, sono quelli che si sono preoccupati di raccogliere i soldi da dare ai tre, che poi materialmente sono i due, i più giovani di Oriolo, che hanno fatto l'azione. Perché praticamente, che cosa è successo? Quello lì, il più anziano, è quello che era in contatto con i due, ha trovato materialmente i soggetti, i quali, oltre a essere stati riconosciuti dalla vittima, dall'aggredito, perché erano andati a botto scoperto, probabilmente perché, non essendo della zona, sapevano di farla franca. Quindi c'è stato un riconoscimento fotografico dei due che materialmente hanno fatto l'aggressione, e in più anche le attività tecniche di tracciamento dei cellulari hanno evidenziato la presenza in quei luoghi dei soggetti. 10.000 euro hanno dato quelli di Oriolo Romano, giusto? La somma è uscita tra i 10 e i 12.000 euro più o meno, che era pattuita per fare questa aggressione, che, ripeto, era finalizzata esclusivamente a far desistere dei propositi amorevoli quest'uomo, da farlo allontanare dalla zona dell'Umbria. E lui quanti anni ha questa vittima? Cioè, per capire se era un uomo più grande di lei. Aspetta che mo te lo dico, se c'è scritto. Allora, di nascita. È solo generalizzato, ma non è stato... Perché io ho solo l'ordinanza di questa cautelare, non ho altri... E naturalmente i tre nostri sono stati associati a Viterbo, a Mamma Gialla, e messi a disposizione adesso della G di Perugia, che provvederà direttamente all'interrogatoria. La sera dell'aggressione? Il 28 dicembre 2012. I rapporti, diciamo, tra questo uomo aggredito e la donna risalgono al 2011, loro si conoscono al 2011. Probabilmente la conoscenza, come emerge dall'ordinanza, deriva da questi incontri finalizzati a prestazioni sessuali. Si parla di incontri a quattro, dove c'erano due donne, due uomini, e nasce da qui la conoscenza. Dato che questo gli piaceva, e tra l'altro questo ci andava due o tre volte a settimana insieme a questa donna. Ma quant'è la prestazione? E che musato? Parlano, insomma, questa, i soldi erano 300-400 euro, non di meno, quindi erano anche somme importanti. Diciamo, da questa frequentazione molto assidua, anche perché nell'ordinanza emerge che questa era, anche nel rapporto sessuale, era molto perversa.
sia lei che i clienti, quindi c'erano dei rapporti un po' particolari. So che da questo discorso iniziale poi è nato la fase dell'innamoramento. Ma lui quanti anni c'è? Non lo so, non c'è scritto. Ma ci avrà più o meno da quello che ho capito. Quei soldi quando lui è andato nel locale dei cosi, ha detto 15 o 20 mila euro. Sì. Allora, lui che cosa è successo? Quando è andato che ha picchiato a schiaffi a questa davanti ai commessi del locale, seduta stante sembrerebbe si è fatto dare 15 mila euro e successivamente è andato incontro e ne ha pretesi altri 5 mila. Perché dice che durante la fase del corteggiamento e dell'amore, quando lui faceva il fidanzato e andava pure a casa dei genitori, le avrebbe in più tranche dato una somma per un ammontare totale di 20.000 euro. E quindi lui come prima cosa poi li ha voluti restituire. Gli 8.000 ce li aveva lui. Gli 8.000, questo qui quando ha subito l'aggressione il 28 ce l'aveva in contanti nella macchina. Quindi lei si è ripagata. Questi qua sono stati presi, questi poi non si sono, non so che si hanno preso i soldi. Il problema è che da quando io ho detto il rapporto matura nel 2011 e continua fino al 2012, nel 2011 e inizio 2012 succede l'episodio del locale. Nonostante quindi gli ha dato gli schiaffi e si è fatto restituire questi soldi, però dopo un po' iniziano un'altra volta a frequentarsi. Quindi i rapporti, tant'è che quello famoso soggetto in quella macchina che spiava, che sembrava guardone, in realtà era stato molto omissivo, perché lui aveva solo dichiarato l'aggressione. E le lesioni e basta. In realtà poi quando la polizia è andata ad acchiappare quel testimone oculare che invece era complice della donna, è emerso tutto sto spaccato che poi quella ha dovuto confermare, perché infatti lui aveva omesso sia di dire alla polizia che c'era una donna in macchina per tutelarla, perché essendo innamorato chiaramente la voleva tenere fuori, e sia soprattutto che gli avevano preso gli 8.000 euro, cosa che ha detto successivamente in fase di denuncia.